Di nuovo, quintenne, questa cosa di fare video con la lavagna e il gesso mi rende molto più facile la vita, quindi ne riesco a fare molto di più, mi dispiace per voi. Qualcuno mi ha chiesto se il discorso di poter espandere come polinomio una funzione non polinomiale vicino a un numero, per esempio vicino allo zero, sia qualcosa di esclusivo dell'esponenziale del seno e del coseno che abbiamo visto in uno dei video precedenti. La realtà, no, quando faremo le derivate, cioè a brevissimo iniziamo questa settimana, scopriremo che con le derivate è possibile costruire uno sviluppo polinomiale, cioè un'approssimazione fatta con un polinomio di qualunque funzione, diciamo, purché la funzione sia continua e derivabile. Vedremo cosa significa questo, della maggior parte, diciamo, delle funzioni che conosciamo, intorno ad un punto, ok? Ma la cosa si può fare per alcune funzioni anche senza le derivate. Faccio un esempio, giusto per chiarire. Immaginiamo di avere la funzione 1 fratto 1 più x. Spero che si veda alla lavagna. E ci chiediamo se vicino allo 0, quindi quando sono vicino a x uguale a 0, questa funzione sia approssimabile con un polinomio. Beh, intanto in x uguale a 0 questa funzione fa 1, ok? In x uguale a 0. Quindi posso immaginare che quando sono vicino a 0, questa funzione sia vicino a 1, ok? E quindi scriveremo il primo termine che può venire in mente dopo 1, se vogliamo che questo sia un polinomio, è il termine di primo grado, kx. Cerchiamo di capire come determinare questo k per avere una buona approssimazione. Un modo potrebbe essere semplicemente questo. Moltiplico per 1 più x. Non c'è nessun problema perché questo denominatore si annulla in meno 1, ma noi abbiamo detto che siamo vicini a 0, ok? Lo ricordo qua. Per cui non ci sono problemi di dominio. Questo valore quindi è sicuramente diverso da 0. Moltiplico, quindi viene 1 circa. Facendo il prodotto viene 1 più kx più x più k x quadro. Ok? Ora, siccome stiamo cercando valori vicino allo 0, possiamo trascurare tutti i termini di secondo grado. Cioè teniamo in questo sviluppo che stiamo facendo soltanto i termini di primo grado che sono quelli che ci interessano. Quindi questo termine lo rendiamo trascurabile. D'altra parte, se x è un numero piccolo, x al quadrato è ancora più piccolo, no? Ancora più vicino a 0. Quindi è trascurabile rispetto agli altri. Ora vedete che dall'uguaglianza di questi due membri, 1 e 1 vanno via, e rimane che kx più x deve essere 0 per ogni x. Questo significa che k più 1 deve essere 0, cioè che k più 1 deve essere 0, perché questo deve avvenire per ogni x. Stiamo cercando un'approssimazione con un polinomio, quindi per qualunque valore di x, purché vicino a 0. Quindi l'unico modo perché questi due termini si eliminino e si abbia l'eguaglianza 1 circa 1 è che k più 1 sia uguale a 0, cioè k uguale a meno 1. Ok? Quindi questa funzione qua, 1 fratto 1 più x, è approssimabile vicino allo 0 da questo polinomio di primo grado, 1 meno x. Provare per credere, inserite dei valori di x piccolo qua dentro e qua dentro vedrete che finché x è piccolo, quanto piccolo, questo è un problema che affronteremo un po' più avanti, no? Quanto è buona questa approssimazione. Chiaramente posso anche andare avanti, cioè posso dire, anziché fermarmi al termine di primo grado, posso andare a termini successivi. Un altro modo per vedere questo sarebbe moltiplicare sopra e sotto questa espressione per 1 meno x, ma vediamo un'altra volta. Quindi supponiamo che oltre al termine lineare ci sia anche un termine kx quadro. Questo k uso sempre la stessa lettera, ma è un parametro chiaramente diverso da prima. L'abbiamo già trovato, quello per la x è meno 1. Ok, faccio lo stesso trucco di prima. Quindi viene 1 circa 1. E qui avremo meno x quadro. Questa volta i termini in x quadro li tengo perché sto cercando un'approssimazione al secondo ordine. Butterò via tutti quelli di grado maggiore. Quindi ho 1 per 1, 1 per meno x, e poi ho fatto x per 1, x per meno x, e poi ho anche 1 per kx quadro, mi ero dimenticato, e poi ho questo x per kx quadro che farebbe kx al cubo e non lo scrivo, perché è di grado superiore al secondo. Ok? Me ne sono dimenticato 1, c'è anche un x per 1. Notate che meno x più x vanno via, e
E quindi viene 1 circa 1, qui posso raccogliere un x quadro che moltiplica 1, scusatemi, k-1. Di nuovo, questo è un x. Questo termine deve essere 0 se vogliamo avere un'uguaglianza valida per un x. E quindi k-1 uguale a 0. E quindi k uguale a 1. E quindi una buona approssimazione con un polinomio di secondo grado è 1 meno x più x quadro. Quindi questo termine k era uguale a 1. E posso andare avanti, ok, anche in questa strada. Newton avrebbe ottenuto lo stesso risultato facendo la divisione tra polinomi con le stesse regole che avete imparato alle scuole elementari e medie per fare le divisioni in colonna. Cioè, immaginiamo di voler fare 1 diviso 1 più x. Ok? Quindi divido 1 per il termine che trovo qua, il primo termine. 1 diviso 1 fa 1. Moltiplico il risultato per 1 più x e sottraggo. 1 meno 1 va via, qui c'è uno 0, meno x diventa meno x. Adesso divido questo meno x, che è il resto parziale, per il termine 1 e quindi ottengo meno x. Ora vedete che ho già ottenuto l'approssimazione vista prima. Moltiplico meno x meno x quadro. Sottraggo meno x meno x va via e qui abbiamo 0 meno meno x quadro fa x quadro. Diviso x quadro per 1 e ottengo più x quadro. Ed ecco l'approssimazione che abbiamo trovato qua. Ok? Quindi effettivamente si capisce da questo sistema che la divisione può andare avanti all'infinito, okay? Possiamo aggiungere quanti termini vogliamo e saranno alternati, quindi con un meno e un più, meno x più x quadro, meno x cubo più x alla quarta, meno x alla quinta. Quel polinomio è una buona approssimazione di 1 fratto 1 più x. Ok? Come esercizio, se avete tempo e voglia, non c'è alcun obbligo, potete provare a vedere se con una tecnica simile a questa riuscite a trovarmi un'approssimazione di radice di 1 più x con un polinomio di primo grado. E se volete, poi aggiungete anche termini di secondo, terzo e quant'altro. Va bene? Direi che anche per questa mini lezione è tutto, ci vediamo la prossima volta.